possiamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Sono le 16 e 6 minuti primi, buon pomeriggio amici, è martedì 1 settembre e come ogni martedì qui a Radio Dream on Fly noi facciamo il punto insieme alla giurista d'impresa, la dottoressa Lorenza Morello, che ho raggiunto anche questo pomeriggio, non so dove, in qualche parte del pianeta, ma lei c'è e dunque buon pomeriggio, ben trovata. Ma buon pomeriggio a voi. Beh, dove sono non ha importanza perché comunque sono sempre qui con voi. E poi esatto. Come c'era qualcuno, settembre è tempo di migrare. Esatto. Io che sono nata per migrare, sono sempre in movimento ma sempre con voi. Indubbiamente un segno d'aria e questo l'abbiamo capito. Però molto d'aria, molto. Sì. Dottoressa, insomma, con lei io ho imparato tantissime cose e credo che insieme a me ci siano anche tante altre persone che siano riuscite in questi lunghi mesi dove abbiamo attraversato davvero qualunque cosa, addirittura impensabile una pandemia insieme al suo punto. Oggi io però ho bisogno di conoscere altri aspetti della sua grande cultura perché... troppo sì, buona, non no, ma, gente in giro, no, vabbè, cioè, ma... è già pieno in giro di persone che fanno i professioroni. Io sono un'umile leguleia che ama approfondire i temi di cui si appassiona, poi la mia curiosità esatto. Noi difatti di cultura e da cui imparare i maestri sono davvero alti, comunque è gentile. Ma difatti questa trasmissione non si chiama Il Trono della Verità della dottoressa Gioia Morello, ma si chiama Il Punto. Il Punto, semplicemente perché sono le sue opinioni, sono i suoi pensieri e noi li apprezziamo, questo mi sembra anche un minimo riconoscerglielo, no? Ecco. Ah, sei troppo gentile. Allora, il discorso è questo, noi parliamo con lei tantissimo perché lei se ne occupa dal vivo, li conosce, li frequenta, ci lavora insieme con gli imprenditori, ma il Piemonte ha anche degli... Vale della terra, come dice. Esatto, esatto. Vale della terra. Ha degli esempi meravigliosi che ci ha fatto conoscere addirittura in tutto il mondo. Sono due figure, una in particolar modo è donna e vorrei che lei ce ne parlasse. Ci vuole dire di chi si tratta? Sì, allora, spesso quando parliamo di imprenditoria, specie in Piemonte, ma posso dire in Italia pressoché ovunque, quando si parla di modelli di management... il nome che penso anche ai nostri ascoltatori viene in mente immediatamente è il grandissimo e indiscusso, perché non sto mettendo in dubbio questo, Adriano Olivetti, certamente persona meritevole e degna di ammirazione per più temi. Conosco anche persone che hanno conosciuto lui direttamente e hanno lavorato nelle sue aziende, per cui davvero quando parliamo di imprenditori illuminati e non costruiti da certo marketing come invece molti imprenditori attuali, lui va sicuramente menzionato. Quello che mi rammarica però, sì, e per cui appunto abbiamo deciso di parlarne qui oggi e la ringrazio di aver accettato questo invito, sì. È il fatto che poi non si parla mai di pari modelli femminili, quasi come se questi non esistessero. Ebbene, non è così, perché se noi dovessimo trovare un equivalente dal punto di vista del management di Adriano Olivetti, ebbene, devo dirle che c'è. Lei saprebbe dire chi è? Ci ho messo un po' prima quando me l'ha chiesto, in effetti non mi è venuta in mente, sono onesta. Non le è venuto in mente subito, ma poi quando esatto. Io le ho risposto sì. Annuito sul fatto che possiamo sicuramente parlare di Luisa Spagnoli. Luisa Spagnoli, molti dei nostri ascoltatori la conosceranno ovviamente soprattutto per la linea di moda certo. che la ricorda. In realtà Luisa Spagnoli è una donna che si può porre a livello di manager illuminato come Adriano Olivetti, perché lo dimostra la sua storia, che può appunto essere una declinazione di genere e che forse si può dire una delle donne più illuminate al comando che abbiamo avuto al comando delle imprese italiane. All'inizio della siamo all'inizio della prima guerra mondiale, sì. La Spagnoli si è occupata da sola
della piccola azienda di famiglia che produceva confetti, perché anche qui è una curiosità che pochi sanno, è parliamo dell'azienda la Perugina, quindi anche da piccoli, no, nelle commemorazioni eccetera, chi di noi non ha mangiato i confetti Perugina? Sì, bene. Sotto la sua guida l'azienda ha iniziato a crescere e prosperare, quindi dimostrando fin da giovane, fin nella tenera età, una grande capacità di leadership. Ha poi unito alle sue evidenti capacità organizzative una cosa che io sprono sempre gli imprenditori a fare, e che devo dire anche qua, per citare un altro grande piemontese al pari di Olivetti, la famiglia Ferrero, il dottor Ferrero in particolare, quando passava in azienda conosceva uno per uno, per nome, i propri dipendenti, e sapeva anche benissimo chi erano le mogli, chi erano i figli, se c'era qualche problema a casa. Ecco, l'attenzione per il dipendente è una linea guida che non deve mai mancare, perché se noi mai vorremmo rifondare un'azienda o l'Italia, dobbiamo partire da un nuovo umanesimo, e l'umanesimo passa per l'attenzione delle persone in tutti gli ambiti, no? Quando sentiamo professare attenzione per il dipendente, attenzione per il coniuge, attenzione per il figlio, e poi in realtà vediamo che non se ne conoscono le preferenze, non se ne conoscono le attitudini, o non si conosce banalmente che cosa ordina a tavola, lì l'attenzione sicuramente è una carenza evidente. E non prestare attenzione a chi ci sta accanto, dipendente, amico, compagno o collega che sia, è una cosa che agisce nel subliminale delle persone, andando un po' a minare quella che è anche la capacità poi di fare squadra insieme. Luisa Spagnoli, da questo punto di vista, un po' per il figlio femminile e un po' sicuramente per una propensione che si ha innata ma poi va sviluppata, ce l'aveva. È stata la prima donna in Italia ad aprire un asilo nido aziendale. Capito. Quindi l'attenzione appunto anche per donne che come lei dovevano potersi recare sul posto di lavoro senza magari avere la possibilità di avere vicino la nonna, una tata o qualcosa di questo genere. Ha fornito ai dipendenti strutture sociali e iniziative aziendali per il tempo libero. Per questo le dicevo che possiamo porla a livello di Adriano Olivetti, sempre che abbia poi un senso, no, dover fare il paragone di genere. Forse questo, come dico sempre, una società potrà dirsi davvero libera dal pregiudizio del genere sessuale nel momento in cui sarà premiato il merito, a prescindere dal genere d'appartenenza. Noi lì non ci siamo ancora, ecco perché oggi ho deciso di parlare di una donna capo d'azienda. È famosa per le sue gite dove tutti i livelli gerarchici partecipavano alla pari, come momento di scambio e di condivisione. Quindi accanto ai compiti gestionali non ha mai rinunciato all'impegno, tanto all'attenzione per i dipendenti quanto alla produzione. Pensi che è stata lei a inventare alcune delle delizie che chi come me ama il cioccolato non può non conoscere, che perché resistono tutt'oggi sul mercato, uno su tutti il bacio Perugina. No, ma veramente, questa qui è proprio veramente... Ha visto che questa settimana facciamo una puntata meno rabbiosa contro i nostri politici. Ma è meravigliosa questa. Con un po' di dolci. Ma che cosa bella. È la caramella rossana, ma le dirò una cosa che mi ha fatto molto ridere e non conoscevo neanche io e l'ho scoperta. Il bacio Perugina originariamente Luisa Spagnoli aveva scelto per il nome bacio cazzotto, quindi creativa e combattiva. Sì. Ma questa cosa, io cazzotto Perugina lo comprerei due volte più di quanto compro il bacio, perché già mi fa troppo di salame lecco, quindi se ci fosse il cazzotto Perugina penso che l'avrei la casa piena. Poi a San Valentino non si... Valentino si sarebbe venduto poco. Anche queste cose di San Valentino. Esatto. I fidanzatini se lo scambiano, che scambiarsi un cazzotto. Esatto. Che scambiarsi un bacio, però... Insomma, un cazzotto per sempre, un bacio bisogna vedere. Sì. Battute. Finisce la guerra e la Spagnoli cosa fa? Decide di aprire un nuovo campo di attività, la lavorazione della lana d'angora. Sappiamo bene appunto, anche io che di aziende tessili qualcuna ne segue, ne ho seguita, quanto
importante sia la lana d'angora nel mercato internazionale. E anche qui Sensi ha trovato una sua personale propensione, illuminata direi. Ha inventato infatti una tecnica che consentiva, e viene usata tutt'oggi, di raccogliere dai conigli il pregiato pelame, quindi l'angora, senza causare la sofferenza, perché non venivano né uccisi né tosati, ma semplicemente pettinati con amore. Ma che meraviglia! La natura empatica, la lana si staccava naturalmente dal corpo e veniva raccolta così. Quindi nella storia di questa donna potremmo dire che c'è tutto quello che serve per dare lezioni di leadership, perché abbiamo capacità organizzative ed economiche, ma anche e soprattutto la capacità di gestire le proprie persone occupandosi dei loro bisogni. Certo. Partire dai bisogni più che parlare di diritti e doveri dei lavoratori, per carità sono importantissimi, e la lotta che è stata fatta a livello aziendale affinché questi venissero riconosciuti è importante, ma come dico sempre anche in ambito di mediazione, se noi parliamo dei nostri diritti e invece noi parliamo dei nostri bisogni, il bisogno è quella roba che ci muove la pancia e che fa sì che noi alla sera andiamo a dormire soddisfatti piuttosto che con il magone. Pochi di noi pensano, anche perché pochi di noi sono consapevoli di quali sono i nostri diritti, i nostri doveri, ma sicuramente con chiunque lei parli può risponderle su quali sono i suoi bisogni personali, familiari e relazionali. Ecco, certo. La sensibilità per le persone determina molto spesso anche una sensibilità per l'evolversi del mercato e poi dà coraggio nel cambiare e diversificare. Siamo appunto passati dai baci perugina, dai cappotti perugina, alla lana d'angora. Esatto. Quindi, questa creatività e poi quello che viene definito un antispecismo, quindi una miscela vincente come appunto quello dei suoi cioccolatini del bacio, indubbiamente, del bacio perugina. Indubbiamente. C'è una bellissima opera che si chiama La città della domenica, realizzata da uno dei figli di Luisa Spagnoli, che sintetizza i suoi valori, perché rappresenta un dono, un ringraziamento che la stilista rivolge a Perugia, la città nella quale si è svolta la sua storia imprenditoriale e umana, perché la vera ricchezza ovviamente è sempre solo quella che noi possiamo condividere con gli altri. Che bello, dottoressa, veramente. Adesso la lascio andare, ovviamente non voglio trattenerla oltre, però ci sarebbe una domanda che mi viene proprio dal cuore, perché guardi, a me ha colpito moltissimo la storia breve purtroppo di Giovannino Agnelli, quando fece la sua esperienza da operaio in incognito presso l'azienda che dirigeva, e cioè la Piaggio. Secondo un suo criterio personale, Giovannino avrebbe potuto diventare un imprenditore carismatico come lo sono stati appunto sia Luisa Spagnoli che Olivetti? Okay. Allora, io l'ho conosciuto personalmente anche se ero piccola, perché lui insieme ad altri membri della famiglia Agnelli erano spesso a cena nel ristorante di mio padre in Valsusa, e se devo dirla, fin da piccola ero rimasta molto colpita. Da noi venivano tutti questi personaggioni potenti con le guardie del corpo, la macchina blu, e si davano un sacco di aria, e invece lui entrava spesso senza avere prenotato e chiedeva: Morello, per favore, a un tavolo. E un paio di volte ricordo mio padre che diceva: ma caspita, non ha prenotato, deve aspettare. Ah, non c'è problema, ecco, mi siedo qui, aspetto. Ecco. E si sedeva in un angolino con gli amici o la fidanzata o con chi era e aspettava il suo turno. E le assicuro che con i grandi, potenti, arroganti che poi suo padre molto spesso lasciava alla porta, questo era un atteggiamento assolutamente non concepibile anche con altri membri della famiglia Agnelli, per cui io che ero piccola e vedevo questa scena mi sono sin da subito sono rimasta colpita dall'umiltà della persona, purtroppo di quello che sarebbe stata la sua sorte, certo, noi non possiamo dare certezza. Quello che posso dirle per questo piccolo ricordo che io dal punto di vista umano, che poi appunto un ricordo di infanzia,
sicuramente la dote umana e la propensione all'ascolto e all'attenzione lì c'era. Ecco. E non penso che un grande manager d'azienda, nel vero senso della parola, possa essere privo di questa dote, per cui verosimilmente credo di sì. Avrebbe potuto. Dottoressa, un giorno ci racconterà anche la storia del ristorante di suo papà, del signor Morello, ovviamente, perché mi sa tanto che la storia è molto molto interessante e quindi vorrei che lei ce la raccontasse. Io la ringrazio, ne hanno parlato in tanti, ne hanno e noi no. E noi no. Barotta e anche altri, diciamo che mio padre risponderebbe fumane in tancine. Ecco, esatto. Per gli altri c'è Google Translate e noi abbiamo capito che cosa vuol dire, però sì. La ringrazio di questa cosa. Va bene, lo faremo, anzi mi auguro che lei abbia il desiderio di partecipare, di condividere questo ricordo che ha e questa storia meravigliosa che io ho letto parzialmente ma che vorrei approfondire. La ringrazio. Ci sono assenze che sono le più forti presenze. Esatto. Quindi, esatto. Esatto, allora noi adesso ci fermiamo qui per il nostro tempo, non voglio trattenerla oltre, ci sentiamo martedì prossimo ancora per il punto della dottoressa Lorenza Morello, che aspettiamo ovviamente con tanto tanto affetto, grazie. Grazie, io nel frattempo vado a spazzolare i conigli. Va bene, d'accordo, con delicatezza e amore, mi raccomando. A presto. Allora, è andata a spazzolare i conigli, ma è perché la dottoressa Morello è fatta così. Noi ci sentiamo ovviamente la prossima volta. Intanto vi ringrazio per averci seguito e buona continuazione su Radio Dreamonfly. Radio Dreamonfly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti.